Fiorentino Udinese 1-1, forse c'era scritto su qualche nuvoletta di passaggio. La partita è durata praticamente un minuto, il momento in cui l'Udinese è passata in vantaggio, il momento in cui dopo 60 secondi la Fiorentina ha pareggiato. Secondo tempo da dimenticare, un pareggio che si accumula i due punti ottenuti domenica scorsa dall'Udinese in questa corsa per la salvezza, 3 punti in 2 partite con 2 partite casalinghe. Beh, è tutto da vedere naturalmente questo campionato per l'Udinese. 2 squadre che hanno interpretato una partita, direi anche fin troppo spavaldamente per essere una partita salvezza. Ma cominciamo dalla vigilia, quando c'è Baggio c'è festa e quando il campione viola è lontano da Firenze e ridiventa persino sereno. Beh, io vorrei smentire un po' tutti quelli che dicono che nel calcio non esiste più l'amicizia. In fondo, se siamo qui con Baggio è perché forse c'è un rapporto di amicizia, l'abbiamo strappato un po' a quello che è l'abitudine di questi tempi della Fiorentina, cioè di un silenzio stampa peraltro credo molto giustificato per quello che sta succedendo. Di questo ti ringraziamo, Roberto. Anzi, ti ringrazio. Di niente. Un dovere, perché come hai detto te esiste un'amicizia e la faccio molto volentieri anche per questo. Senti, allora sei bersagliato un po' da tutti, come te la stai cavando? Ma purtroppo è normale, perché qualcuno almeno scrive tutti i giorni, qualcuno mi ha messo delle responsabilità addosso, magari anche non giustificabili, però fa parte del mio lavoro, le accetto, anche se ovviamente tutte queste voci non mi lasciano tranquillo. Ecco appunto quello che mi stavo chiedendo in fondo. Tu hai 22 anni, sei un grande protagonista di questo mondo del calcio, eppure ti hai queste croci addosso, insomma riesci a sopportarle? Beh, ti dico questo sinceramente che è difficile, però visto che è il mio lavoro cerco di fare il meglio possibile, anche se non è facile. Roberto, parliamo un attimo di calcio, solo così una virgola in questo tuo romanzo ormai che è la tua vita. Domani c'è questa Udinese-Fiorentina, una partita un po' così da prendere con le mogli, sia per l'una che per l'altra squadra, ovviamente. Ma noi veniamo da 2 sconfitte in casa, una con il Napoli e con il Milan, e ti dico sinceramente che siamo stati un po' penalizzati così da alcuni arbitraggi. Non è che vogliamo piangere su niente, però sarebbe così più giusto magari se ci fosse una lealtà per tutte le squadre, non solo magari per chi è in testa alla classifica. In fondo però, al di là di tutte le disgrazie che vi state portando dietro in questo campionato, siete una delle pochissime squadre che ha fatto, anzi che hai fatto 2 gol al Milan. Sì, vabbè, però non sono serviti. Questo anche per merito del Milan, però anche così per alcuni vantaggi che gli sono stati dati. Senti, e questa partita con l'Udinese come la dipingi? Male. Male, perché noi abbiamo giocato all'andata, abbiamo perso appunto con l'Udinese, abbiamo visto che è una squadra che sa giocare la maggior parte dei 2 tempi con il possesso di palla, e questo all'andata ci mise in difficoltà. Metteresti la firma per un pareggio? Non è che ovviamente tutti, penso, non solo io ma i miei compagni e anche i giocatori dell'Udinese vorrebbero sempre vincere, però vedremo come andrà, anche se sappiamo che è difficile già pensare di fare un pari. Noi te l'auguriamo. Vorremmo chiudere questo breve incontro amichevole ringraziando proprio Roberto per questa sua amicizia. Però c'è un ragazzino qui, Roberto, forse tu sei abituato, lui ha perso scuola oggi perché compie gli anni, e come regalo per il suo compleanno suo padre l'ha voluto portare a vedere Roberto Baggio, insomma sei come una reliquia. Ma mi fa piacere, anche se ha perso purtroppo un giorno di scuola, comunque valeva la pena. Ecco, cosa vorresti dire, Michele, a Roberto Baggio? Ce l'hai qui davanti. Cosa vuoi dire? Di fare gol a Garella. Ah, grazie. Vabbè, come prospettiva non è male. Non so se qui i friulani sono d'accordo. Comunque, la voce dell'innocenza bisogna sempre rispettarla. Se il gol non l'ha fatto, Baggio l'ha propiziato. Insomma, un gol per procura, per soddisfare l'innocenza del piccolo Michele. La partita? Beh, era in calendario e nella schedina. Bisognava rispettare gli impegni, ma che fatica. Al secondo consecutivo impegno casalingo, l'Udinese ha pensato bene di non rischiare oltre il dovuto, e la stessa pensata l'hanno avuta i viola, che dovevano rompere il digiuno di punti. Complice un terreno scivoloso e una pioggerellina fastidiosa, la gara è decollata per 60 secondi, gli ultimi del primo tempo. Branca, dopo 15 minuti, sostituisce De Vitis infortunato e al 44esimo si esercita nella sua specialità preferita, discesa e cross. A
Arriva a seconda collaudata consuetudine l'ex di turno Luca Mattei e al volo paralizza Landucci. Un gol niente male, che pare quasi uno sgarbo. 50 secondi e voilà. Roberto Baggio poggia sulla testa di Buso il gol del pari. Nel pallone è deviato dal centravanti Viola un biglietto. Ciao Garella. In precedenza la cronaca ci obbliga a riportare una sconclusionata occasione di Volpecina. Un fallo in area su Mattei, scansato dall'arbitro Magni. Nella ripresa non ci ha fatto voglia di farsi male. Mattei invita Sensini, l'argentino accetta ma spreca. Branca si scalda, va sul fondo, mette al centro ma a Balbo mancano un paio di centimetri di speranza. Poi Buso tira un diagonale che più diagonale non si può. Baggio? C'era anche lui. Un po' di ammarcorde col vecchio amico Mattei, qualche scambio di battute con la panchina. Poi tanta solitudine, un privilegio che solo i grandi sanno mascherare. Per l'Udinese la classifica è sempre quella, a quota 17 e con le mani in tasca. Queste le pagelle della Fiorentina, Landucci e Pioli 6, Volpecina e Iachini 5, Battistini 6, Dell'Olio, Nappi 5, Dunga 7, Buso 5, Baggio 6, Kubik 7. Per l'Udinese Garella, Paganin, Sensini e Vanoli 6, Oddi e Lucci insieme con Iacobelli 5, Orlando 6, De Vitis uscito dopo 15 minuti senza voto, Mattei 7, Balbo 6, Branca entrato al posto di De Vitis 6, Bruniera 6. Arbitro dell'incontro il signor Magni di Bergamo 6. Commentiamo questo risultato con Rino Nini del Gazzettino. Rino, una partita che mi è sembrata fra due squadre che lottano per la salvezza anche abbastanza spavalda. Beh, direi che le due squadre sono state così all'altezza nel primo tempo. Nel secondo tempo pare che fra i giocatori si sia così, abbiano avuto un po' di paura entrambe le squadre, quindi nel secondo tempo e in particolare nel finale non c'è stato proprio gioco. Ecco. Bene, uno dei protagonisti, anche se dalla panchina, Mauro Gironelli della Fiorentina. Ecco, un pareggio in questa partita che era nelle vostre aspettative, nelle vostre speranze e che vi ridà un po' di tranquillità o no? Sì, penso anche all'Udinese, un pari che contenta un po' tutte e due le squadre. Infatti nessuna delle due ha rischiato più di tanto e infatti si è visto anche in campo, non c'è stato quello spettacolo che magari queste due squadre potevano presentare, però comunque un punto ciascuno non fa male. Appunto non fa male a nessuno, devo dedurre che non ti sei divertito in panchina. Beh, è stata una partita un po' senza tanti sussulti. Appunto. Senti, Giorgi, lo spogliatoio come ha preso questo risultato? Perché si diceva che Giorgi rischiava qualcosa se perdeva la Fiorentina oggi. No, un punto, ha mosso la classifica, quindi logicamente non si poteva aspettare di più, forse si poteva un po' permettere un po' di più, ma comunque è andata bene così. Beh, bravo Gironelli, avremmo fatto i contenti e forse è venuta anche un po' una stretta al cuore agli amici tifosi della Nausi Vicenza. Gironelli era uno dei gioielli di quella formazione, adesso è al Vicenza. Il quadretto è simpatico perché adesso non stiamo parlando di calcio con Roberto Baggio e Gironelli, perché voi dovete sapere che loro sono vicentini, quindi sono legati terribilmente e giustamente alla loro terra e seguono con particolare attenzione non soltanto le vicende del Vicenza Calcio ma anche quelle dello sport in generale, e stiamo parlando di hockey su ghiaccio che significa Italia 7 Telepadova, che sono lì pronti per i playoff, stanno facendo i playoff e speriamo che arrivino in finale, stanno puntando allo scudetto. L'augurio di Baggio e di Gironelli mi pare che sia di due tifosi eccellenti, valga la pena di essere fatto, vero? Mi sembra che che poi siete anche tifosi. Sarei imparato a mente. Vediamo Gironelli. Allora, cosa auguriamo? A tutti i tifosi dell'Asiago Club di hockey, cosa auguriamo? La finale, almeno. Minimo. La finale tricolore e possibilmente la vittoria dello scudetto. Giusto? Giusto, io sono. Siamo messi 20 minuti per imparare queste parole prima. Sì, ma tu all'hockey, okay, qualcuno mi ha detto che ti ha visto vedere qualche partita di hockey ad Asiago. No, venne una volta quando eravamo in ritiro con Vicenza ancora, però c'è mio fratello che ha degli amici e spesso è lì a vedere le partite.
Allora, senti Roberto, io per coinvolgerti, magari per avvicinarti a questo sport che noi sponsorizziamo come Italia 7 Telepado, vedi, io ti do questo distintivo. Grazie. Credo che sia contento il presidente Lievore e tutti gli amici dei Hockey Club Asiago. Allora, ti do questo distintivo e promettiamo di ospitarvi per la finale, ce lo promettete? Va bene, se è possibile sì, comunque facciamo così. Siamo liberi. Mezza e mezza, a lui. No, no, poi vi porto anche l'altro, ecco, dai, su. In bocca al lupo, vi aspettiamo. Grazie. Grazie, ciao.